Samsung al Photoshow, grandi novità per quanto riguarda sia il video che la fotografia. Per il video iniziamo, siamo qua con Alessio Cazzaniga, che è il PM delle videocamere, che ci parla della prima videocamera al mondo con connessione Wi-Fi integrata. Sì, presentiamo dopo il CES di Las Vegas in Italia la serie S10, tre modelli, S10, S15 e S16, rispettivamente 0, 32 e 64 giga. Questi ultimi due modelli sono la prima videocamera a avere quindi un Wi-Fi integrato, che mi permette, grazie al router, di trasferire video e foto senza cavi, senza fili, sul televisore di casa mia, quindi in tutta comodità e semplicità. In Corea in più è già stata potenziata un'altra funzione, quella di fare streaming diretto online tramite un portale di nome Africa. Aspettiamo il lancio del prodotto nel mese di maggio-giugno per vedere possibili sviluppi e implementi di questa funzionalità. Streaming online, quindi sulla rete, però già questa qua fa streaming verso TV, di video, TV e anche PC, sì, con Windows 7 di LNA, perché? Sì. Allora, praticamente ampio schermo touchscreen, è possibile quindi accedere direttamente a quelle che sono le principali modalità, quindi riproduzione video su TV o comandare la videocamera Wi-Fi tramite la funzione All Share, condividere con altri apparecchi Wi-Fi le foto, fare backup sul PC, mandare video da altri dispositivi Wi-Fi attraverso la selezione delle impostazioni di rete. Sì, la funzione di backup, visto che è molto molto utile, perché praticamente uno arriva a casa, seleziona lì, vede i dischi compatibili sulla rete, quindi i NAS volendo, dei PC accesi, e può scaricare i contenuti su una cartella condivisa in automatico con un click. Sì, perfettamente. Poi si possono anche chiaramente implementare delle password, chiaramente per avere una maggior velocità di upload e download delle immagini e dei video in tutto protetto, quindi senza che nessuno possa vedere i tuoi dati. In che formato registra, che sensore ha, che memoria ha? Ok, sensore backside illumination, quindi ultima generazione CMOS, da 10 megapixel, registra in H.264 con fino a 24 megabit per secondo, quindi massima definizione del Full HD, zoom ottico 15x fino a 18x intelligent zoom, e poi nuovo stabilizzatore ottico Smart OIS, perché agisce anche in fase di spostamento dello zoom, anche in fase di teleobiettivo. Ok, grazie Alessio. Ci spostiamo a vedere adesso i modelli invece di fascia intermedia. Full HD, quindi però un po' più alla portata di tutti, diciamo, prodotti appena lanciati nel mercato. La serie M20, che riprende la serie R10 dell'anno scorso, quindi questo angolo attivo. La grossa novità è la funzione Full HD di registrazione, ma Full HD fino a 50p, quindi 1920x1080 50p, e possibilità di scattare foto fino a 12 megapixel, compreso di flash, più tutte le funzioni appartenenti al mondo fotografico, quindi riconoscimento dell'incarnato del volto, aggiustamento degli effetti, e la comoda funzione touch focus, quindi posso mettere a fuoco con lo sfioramento premendo dito, l'area. Ok, è la stessa cosa anche con la parte foto. E per chi vuole invece una videocamera tenere in tasca, quindi molto molto più piccola? Allora, diciamo che tutte le videocamere Samsung sono memory cam, quindi sono piccolissime. Ci spostiamo verso un nuovo trend di mercato, che sono le multimedia camera, prodotti che sono innovativi e che negli altri paesi, quali Stati Uniti e Inghilterra, hanno già avuto un grande successo. L'anno scorso, sapete benissimo, abbiamo lanciato l'U10, quest'anno stiamo lanciando nel mese di aprile e di maggio rispettivamente U20 e U15. Quali sono le caratteristiche principali? Prima di tutto, sono cresciuti i prodotti, perché si mostra 14 megapixel, autofocus, quindi non più focus fisso, con funzione Smart Auto che riconosce in automatico le scene. Novità, lo zoom 3x, porta USB flip, quindi che fuoriesce e permette di caricare anche il prodotto, e la connessione che HDMI, perché registrano in Full HD 1920x1080 25p, quindi non solo registrazione ma anche visualizzazione. La serie invece U15, la più piccola della famiglia, ha un corpo gommato e ha uno zoom 1x, e quindi è in grado di scattare foto e sfruttare tutto il sensore. Scatta foto fino a 14 megapixel. L'altra grossa novità del prodotto è avere un software integrato che mi permette di scaricare direttamente video e foto con un semplice click,
e quest'anno è stata rinnovata, oltre alla partnership con YouTube, anche con Facebook e Flickr per le foto. Quindi facilmente posso rivedere video senza CD aggiuntivi su qualsiasi computer. Ok, perfetto, grazie Alessio.